Ha radici antiche la cerimonia del ventaglio. Le sue origini infatti risalgono alla fine dell'Ottocento con la consegna del primo ventaglio decorato ai rappresentanti delle istituzioni italiane. Si tratta di un rito che segna la pausa estiva dei lavori parlamentari, una tradizione questa che ogni anno si celebra anche a Palazzo dei Normanni con la consegna del ventaglio al presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Una cerimonia che allo stesso tempo è l'occasione per fare il punto alla presenza della stampa parlamentare sull'operato di Sala d'Ercole e in merito al lavoro svolto quest'anno dall'Assemblea a tracciare il bilancio è stato il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè. Io sono abbastanza positivo, nel senso che il rapporto con il governo è molto buono. Il governo ha fatto quello che poteva fare, cioè le leggi finanziarie, perché all'inizio di legislatura se non si fanno quelle non si può andare avanti su niente, ma vedo che anche l'attività di tutti i parlamentari è molto importante. Sono stati presentati oltre 50 disegni di legge che in questo momento sono nelle commissioni di iniziativa parlamentare. Non è stata una partenza esaltante. Io non ho mai visto una partenza di un'assemblea esaltante, nel senso che all'inizio si fa sempre un minimo di fatica, devi rodare, devi far sì che funzionino le commissioni. Se si va a vedere l'attività d'aula di tutti i primi 6 mesi, di tutte le legislature che ci sono state, questa non è che stia facendo chissà che cosa, ma uno o due leggi in più delle altre ce l'ha. E in merito alla proposta di tagliare i vitalizi degli ex parlamentari della regione siciliana, il presidente Miccichè si è espresso così. Oggi quello che si sta cercando, quello che si propone è quello di togliere soldi a persone che oggi hanno 80-90 anni e che avevano i vitalizi di 20-30 anni fa. Personalmente ovviamente non sono d'accordo, dovrò andare a chiedere scusa personalmente a tutta una serie di deputati che oggi hanno 80 anni e con cui ho già parlato, che si vedrebbero costretti, gente che è stata presidente della regione, che è stata anche ministro e quant'altro, che sarebbe costretta a vivere con 1.300 euro al mese. Beh, non so se questa è una cattiveria che funziona, se cos'è, una sorta di vendetta nei confronti di chi ha fatto politica. Non so bene che significhi, spero sinceramente che non passi, ma se passa l'applicheremo.